Per i 10 motivi che tengo le persone lontane dall'arrampicata, oggi ti voglio parlare del non posso venire perché tengo famiglia o mi piacerebbe tanto arrampicare o andare in montagna, ma tengo famiglia. L'arrampicata è stata per anni uno sport estremo, infatti è stata usata da pochi impavidi per oltrepassare il limite umano in grandi imprese. È altresì vero che l'arrampicata ormai è entrata nelle scuole, nei parchi giochi ed è diffusa in tutte le città con tantissime palestre e luoghi dedicati esclusivamente all'arrampicata. Maya, basta, topa, scendi! Basta, topa, basta, basta! Io vado spessissimo, anzi, io vengo ad arrampicare spessissimo con la mia famiglia, mia moglie, mia figlia e anche con amici. Questo perché? Perché utilizzo tre grandi principi: sicurezza, gradualità e rispetto. Questi tre ingredienti sono la formula magica per garantire il divertimento e la condivisione con altre persone e soprattutto con bambini, mogli e amici. Per la sicurezza è abbastanza facile, basta rivolgersi a dei corsi che focalizzano l'attenzione non solo sulla conoscenza delle procedure di sicurezza, ma anche sulla pratica e l'attuazione di tutte le procedure, comprese la caduta, sia nel tenerla con la corda, sia nel cadere propriamente e vedere cosa succede e impararsi, impratichirsi nella caduta. Per quanto invece riguarda la gradualità, intendo un approccio che sia di abbassare al minimo le aspettative verso quello che uno può riuscire a fare e anche il ritmo dell'apprendimento. In questa maniera non facciamo altro che stimolare e aumentare la voglia del fare e quindi del praticare senza appunto appesantimenti. Ci devo riuscire perché gli altri ce l'hanno fatta. Il terzo elemento è il rispetto, valutare che ogni persona ognuno di noi ha dei ritmi di apprendimento e delle modalità di apprendimento diverse. Quindi rispettiamo le modalità e rispettiamo i tempi per ogni persona. In questa maniera tolleriamo e possiamo permettere a ognuno di potersi esprimere al meglio. È stato bellissimo come gli ultimi giorni delle vacanze di Natale e Capodanno, abbiamo ospitato io e la mia famiglia una mia amica con il figlio e siamo andati in cinque ad arrampicare e c'erano cinque modi diversi sia di vedere l'arrampicata sia addirittura dell'approccio alla parete stessa. Ed è stato molto bello e ognuno ha fatto la sua esperienza e si è divertito per quello che era il suo modo e i suoi obiettivi. Figlio di questa mia amica che all'inizio addirittura arrivava a carpogni alla parete e poi con alcuni esercizi di pendoli, di altalene su corda e qualche metro fatto qua e là, piano piano non è stato tanto il risultato dell'arrampicata di per sé, quindi l'atto del salire, ma quel bambino alla fine delle giornate che abbiamo passato insieme si è trovato a camminare sul sentiero molto agilmente, trotterellando, e quindi è stato un grande traguardo per lui, a prescindere dal risultato arrampicatorio. Quindi dobbiamo inserire l'arrampicata in un contesto molto più ampio, e quindi nel contesto divertimento, dove il divertimento vuol dire anche miglioramento, è creare possibilità. Infatti, il giorno dopo che siamo andati in spiaggia, il bambino è venuto a me e mi ha detto: perché non mi aiuti a fare un'arrampicata su quella giostra? E c'era una giostra fatta per arrampicare. Ed è stato molto bello perché nel bambino ormai si era accesa quella nuova opportunità e quindi ha cominciato a vedere che pure lui poteva arrampicare, mentre prima non lo prendeva proprio in considerazione. Gli si è aperto un panorama differente di possibilità. E quindi sono stato molto contento io per questo bambino. Ed è questo, secondo me, il senso del divertimento e del fare le cose
non è fine a se stesso nel consumare esperienze, ma che queste esperienze aprano nuove porte, nuove possibilità. Quindi la soluzione? Porta la famiglia con te e godetevi delle giornate all'aria aperta, in mezzo alla natura, immersi in condivisione, in relazione con il mondo che vi circonda. Non ti dimenticare di iscriverti al canale. Alla prossima. Un blu, sì. Un pescato. Se io questa la posso giocare subito, devo aspettare.